Scrivo questa lettera in un momento in cui non riesco veramente a empatizzare con la storia. Riconosco che sia un grande problema in generale e una ferita che non si rimargina. Scrivo questa lettera per dirvi che sono molto dispiaciuto della terribile tragedia successa a Carolina. Volevo fare le mie più sentite condoglianze per quello che è accaduto a vostra figlia. Penso che quello che è accaduto quella sera sia davvero brutto, ma soprattutto ciò che è accaduto nei giorni a seguire è ancora peggio. Vi scrivo questa lettera con forza. Non sono bravo ad esprimere le mie emozioni con parole scritte. Voglio solo dire che il fatto che siete riusciti ad andare avanti, anche dopo tutto ciò, vi rende davvero forti. Ti scrivo questa lettera solo per ringraziarti per aver portato avanti la vicenda che è successo, per far capire ai giovani di aiutarsi fra loro, anziché prenderci in giro e pensare prima di fare quello che si pensa per la testa. Mi è spiaciuto per la morte di vostra figlia e credo che alcune cose non andrebbero neanche pensate. E io penso che le persone che fanno dei video non dovrebbero esistere. Sono mortificato, al vostro posto non so davvero come avrei fatto a superare una situazione così brutta. E come detto precedentemente, inaccettabile. E per questo vi porgo la mia vicinanza e vi faccio i miei complimenti per tutto quello che state portando avanti. Non vi chiedo come state, so benissimo che state passando un momento molto difficile per la perdita della vostra figlia. Mi metto nei vostri panni. Quello che è successo a Carolina, si è spinta fino alla morte per la vergogna che ha provato, ma come biasimarlo dopo tutto? Svegliarsi in quel modo, piena di insulti e vedendo cosa le è successo la sera prima, deve essere stato bruttissimo. La sua storia mi ha attirato a scrivere una lettera a voi genitori, per darvi un po' di conforto. Forse è molto meglio dimenticare che ricordare questi terribili avvenimenti. Sappiate che vi supporterò sempre nelle vostre cause e farò il possibile per aiutarvi nei vostri progetti. Con la vostra storia ho capito che non bisogna mai arrendersi ad una tragedia. Voi avete combattuto per vostra figlia creando attività contro il cyberbullismo e cercando di evitare eventi simili a quelli di Carolina. Vostra figlia sarebbe fiera di voi. Anche oggi nel 2023 il cyberbullismo è molto frequente. Io per fortuna non ho mai subito bullismo. Non mi immagino nemmeno l'inferno che ha vissuto vostra figlia. Avrei aiutato Carolina e sicuramente cercato di non far fare il video a quegli idioti. Posso capire il vostro dolore perché ho passato una situazione analoga. Spero che la vostra battaglia contro il cyberbullismo vada avanti con successo. So cosa state facendo per combattere il cyberbullismo. Apprezzo quello che fate ogni giorno. Vi auguro il meglio per combattere questa causa, forza e coraggio. Ormai la storia è già stata scritta e il passato non si può più rivivere. Viviamo il presente per guardare il futuro.